Bene ragazzi, in questo carico abbiamo recuperato questo materiale. Abbiamo la scheda madre che ho tirato via dal case. Il case non meritava nessuna considerazione, così mi sarà più facile testarla. Scheda di acquisizione video TV non credo che ci sia più nulla da fare, ma probabilmente può essere ancora usata per l'acquisizione video. Un monitor senza stand, un portatile Asus e poi abbiamo questa che è una scheda video Radeon, se non erro è da 1 GB. Vediamo di testare anche queste, vediamo se funziona. E il primo fortunato è questo. Proviamo subito a vedere se questo notebook funziona. Bene, ho dato un'occhiata veloce, controllo se c'è tutto. Qua abbiamo il disco rigido. Abbiamo un disco rigido di 500 giga, ottimo. Poi qui abbiamo RAM, c'è ovviamente tutto, Wi-Fi, abbiamo bisogno di una pulita. Bene, sembrerebbe che ci sia tutto. Adesso rimonto una pulitina veloce, rimontiamo tutto e proviamo ad accenderlo con un alimentatore universale. Bene ragazzi, abbiamo collegato tutto, sto vedendo qui che un po' rovinato, ma si può tranquillamente riparare. Bene, collegato tutto e adesso non ci resta che accendere e vedere un po'. Scusate la mia bella faccia, ma questo monitor non è antiriflesso, dunque mi vedrete per un po'. Si è acceso, ok, interessante. Windows 7 installato. L'audio funziona. Oh ragazzi, si è acceso. Io veramente faccio veramente fatica a capire perché la gente butta via la roba. Sembrerebbe che funziona. Vediamo se il puntatore funziona. Se sì, funziona. Vediamo un po' le caratteristiche di sistema. Poi vediamo le proprietà. Allora, abbiamo un Pentium dual core T2390 a 1,60 GB, 1,86 GB, la memoria da 3 GB, 64 bit. Oh, ragazzi, bel colpaccio! Il portatile funziona. Farò altri controlli, faccio andare un po' di programmi per un po' di diagnostica, ma diciamo che siamo partiti con il piede giusto. A dopo. Ho notato che la connessione wireless ha questo problema. Adesso sto scaricando tutti i driver di questo portatile, che probabilmente non ha il driver corretto. Adesso carico dalla chiavetta USB tutte le configurazioni e i driver per questo PC e vediamo dopo come si comporta. Ok. Fatto partire Crystal Disk per il controllo del disco rigido, sembra in ottima salute. Problema wireless risolto, era soltanto un errore di impostazione. Adesso scarico gli altri driver del sito di Asus.
cosa dirvi, ragazzi, il notebook funziona bene. Adesso viaggia senza alimentazione, è un po' qualche minuto che dà al 90%. La batteria sembra tenere. Comunque, ho un po' ripulito, ho tolto un po' di adesivi che mi stanno tenendo tremendamente sulle balle. Ragazzi, mi sono fatto un notebook nuovo. Dunque, recuperato. Avanti il prossimo. Adesso volevo provare questo monitor, il monitor della LG. Sembrerebbe un 17 pollici, se non mi sbaglio. Ho collegato l'alimentazione e il cavo della bugia al portatile, in teoria dovrebbe visualizzare. Adesso vediamo un po' se accende. Sì, c'è segnale. Adesso proviamo ad accendere. In teoria dovrei visualizzare anche su questo monitor quello che visualizzo sul portatile. Eh sì, e solamente la risoluzione è un po' diversa, ma il monitor funziona. Incredibile. Ah sì, si è autoresettato. Vediamo un po'. Beh. Perfetto. Sottolineiamo un po' questa finestra di Skype che non ci interessa. Devo dire che è perfetto. Perfetto, ok. Recuperato. Eccoci qua, ragazzi. Allora, proviamo questa scheda. Ho collegato un alimentatore di servizio, ho collegato tutti i cavi, monitor, tastiera. Adesso vediamo, ho messo un banchettino di RAM DDR3. Adesso vediamo un po' se parte il LED. Il LED della scheda si accende, questo è un buon segno, vuol dire che non è morta. Bene, proviamo. È viva! È viva nel senso che è viva, non è morta. Ok, partiamo con il BIOS e vediamo un po' la configurazione di questa scheda madre. Allora, volevo vedere il processore, il system. Allora, abbiamo un dual core 5700 a 3 giga, non è male. Adesso diamo una guardata. Adesso proverò ad attaccarci un disco rigido e a provare a fare l'installazione di Windows 7, giusto per vedere se risponde a tutto correttamente. Ci vediamo dopo. Bel colpo. Disco rigido collegato, chiavetta USB Windows 7 collegata, e adesso partiamo e facciamo partire dal BIOS, settiamo l'ordine di avvio. Ok, boot, eccolo qua. Possiamo fare, eccolo qua, il boot l'abbiamo settato. Adesso lo facciamo partire. Ok, ci sta.
Mettiamo le impostazioni. Mi capita spesso di trovare schede madri funzionanti, ma vengono buttate via perché ritenute, eccolo qua a parte, ritenute troppo vecchie. Ma secondo me, dal mio punto di vista, sono hardware che potrebbe essere ancora usato per tante altre cose. Vi ho risparmiato tutta la trafila di installazione, sapete benissimo come funziona. Sistema operativo installato. Devo dire, funziona, va benissimo. Va benissimo. Bene, adesso manca ovviamente il driver per la scheda video. Ma diciamo che ci siamo. Bene ragazzi, è il caso di dire anche questo recuperato. E adesso ragazzi proviamo questa qua. La collego e vediamo se funziona. Eccoci qua, collegata la scheda, adattatori, alimentazione. Adesso vediamo un po' se parte. Accendi. Visualizza. Sì. Ecco, il concetto nuovo hardware sta installando. Il dispositivo è pronto per l'utilizzo, anche è riconosciuto la scheda. Vediamo un po'. No, va installato il suo driver, ma non credo che ci sia problemi. Basta scaricare dal sito dell'AMD Catalyst tutti i driver. E tanto scarichiamolo e poi vediamo se il driver funziona con questa scheda. Ah, dice che bisogna riavviare. Riavviamo. Ok, riavvio effettuato. Vediamo un po' se ha riconosciuto la scheda video. Ah, sembrerebbe di sì. Adesso controlliamo meglio dalla gestione dei dispositivi se verifico la scheda video. Ah sì, riconosciuta senza installare il suo driver, riconosciuta. La cosa che sto notando è che funziona benissimo, però sto notando che scalda, non so se sia normale, ma comunque scaldo un po'. Adesso non farò altro che tenerla un po' accesa e vediamo come si comporta. A dopo. Bene, sto facendo tutti i vari controlli con i vari software, sembrerebbe che tutto funziona correttamente. L'unica cosa che devo controllare da questa scheda è che scaldo un po', non so se sia normale. Ad ogni modo dopo l'aprirò per cambiarci la pasta termica. Dunque anche in questo caso vi posso dare il mio ok recuperato. Ora mi accingo a smontare questa scheda video. Ho notato che
questa scheda scalda un po', voglio vedere in che condizioni è la pasta termica, perché se è molto secca è il caso di cambiarla. La smonto togliendo queste viti che tengono assemblato il dissipatore e la sua ventola. Infatti, al primo colpo d'occhio vedo che la pasta termica è completamente secca e va sostituita. E andrebbero sostituiti anche i pad termici, ma adesso io non ne ho, gli ordinati mi devono arrivare e per adesso rimonto quelli originali, poi li cambierò in seguito. Per rimuovere la vecchia pasta termica, nulla di più semplice, un contofioc imbevuto di alcol, se avete l'alcol isopropilico sarebbe meglio, ma anche un alcol denaturato uso domestico va più che bene. Con molta attenzione si pulisce e una volta pulito andiamo ad applicare la pasta termica nuova. Non è necessario inondare il chip di litri e litri di pasta termica, basta soltanto una piccola noce in centro. Quando applicheremo il dissipatore, la pressione distribuirà equamente la pasta termica su tutto il chip. Una volta ultimato, rimonto tutto. Ho notato che i contatti della PCI Express sono un po' ossidati, dunque la cosa migliore per pulirli è usare una semplicissima gomma da cancellare bianca e i contatti torneranno puliti e lucenti. Credo che in questa configurazione ci farò una build. Rimanete sintonizzati. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Grazie della visita e alla prossima.